Anna Maura. Oggi voglio parlarvi del collegamento che c'è fra vaccini e antenna 5G. Il personaggio di oggi forse non lo conoscete. Si fa chiamare Nonna Maura e il suo vero nome è Maura Lina Granelli. Confesso che neppure io la conoscevo bene fino a pochi giorni fa. Mi è capitato di imbattermi in alcuni suoi video su Facebook, ma fino ad ora non l'avevo mai presa in considerazione, tanto che non era presente nella mia lista di sciacalli del web. Non ha un canale YouTube e i pochi video che si trovano qui e che la riguardano sono stati postati da piccoli canali. Se si esclude un solo episodio di cui è stata protagonista alcuni mesi fa, è riportato anche da BioBlu. Me ne sto occupando ora, grazie ad alcune segnalazioni che mi hanno messo davanti un quadro che non potevo ignorare. Prima di passare a descrivere meglio chi è e il motivo per cui ho deciso di occuparmene, brevemente posso dire che, come altri personaggi, durante questa pandemia ha diffuso teorie complottiste che hanno accresciuto il suo seguito e che vedremo più avanti. Uno dei miei segnalatori ha una pagina Facebook che se ne occupa e che si chiama Comitato Siamo Tutti Nonna Maura, ma non la sostiene, anzi, posta suoi video per criticarla e prenderla in giro, oltre a trattare di tanto in tanto altri personaggi. Nonna Maura ha un gruppo privato con lo stesso nome con più di 7.000 membri. Per descrivere meglio chi sia Nonna Maura, ho intervistato l'amministratore della pagina, Farda Folli. Negli ultimi giorni lui e Maura Granelli sono arrivati a uno scontro con reciproche battute sui social. Lei lo considera un diffamatore e gli ha chiesto di metterci la faccia. Lui ha risposto con un video in cui mostra il suo volto e dice il suo vero nome, cioè Alessandro Folli. Gli ho posto alcune domande a cui ha gentilmente risposto. Quando e in che occasione hai conosciuto Nonna Maura? Conosciuta un paio di mesi fa perché mi hanno invitato nel suo gruppo. In pratica Folli è entrato nel gruppo di Nonna Maura, chiamato Il Popolo delle Mamme. Mi ha detto che all'inizio pensava fosse una cosa positiva, però questa sua sensazione è durata poco. Quando è nata la tua pagina su di lei? Ho creato la pagina su di lei dopo che sono stato bannato, semplicemente perché avevo chiesto maggiori informazioni su questa onus. A quanto dice Folli, il solo aver richiesto maggiori informazioni circa l'azione dell'associazione International Help for People, ONG e Onlus, promossa da Nonna Maura e di cui parleremo più avanti, è stato bannato. Per questo ha aperto la pagina ed ha cercato di scoprire gli intenti di questa associazione. Al di là della sua azione su Facebook, c'è da dire che Maura Granelli non è un personaggio nato dal niente. Infatti nel 2017 si è presentata alle elezioni amministrative nel comune di Genova nella lista di Forza Italia, elezioni che per lei non andarono benissimo, infatti non venne eletta. Quali sono le teorie del complotto di cui parla nei suoi video? Le teorie dei complotti sono varie, le teorie dei complotti di Nonna Maura, va da un Vaticano pedo satanista a, che ne so, a che Renzi ha truccato le elezioni americane. E che cosa dice poi? Che un sacco di puttanate. Per prevenire ciò che potrebbero commentare i miei detrattori, secondo i quali mi limito a screditare le persone senza entrare nel merito di ciò che dicono, parlare di quello che avete sentito o di altre amenità simili lo ritengo uno spreco di tempo, dato che è palese che sono solo una marea di assurdità. Come ho già detto in altri video e su altri personaggi, non si può sapere a priori se credano a ciò che diffondono o se lo facciano solo per un tornaconto personale. Li tratto solo perché hanno usato la pandemia per accrescere il loro consenso, indipendentemente dal fatto che credano meno a ciò che dicono. Quali sono le posizioni di Nonna Maura su Trump? Beh, Nonna Maura, secondo me, su Trump ha preso una forte infatuazione. È completamente innamorata di Trump. E lo vede come il nuovo messia, l'unica persona che può salvare il mondo da questi vari complotti. È una persona che si è accorta all'inizio che il coronavirus non esiste, e tante cose. Secondo me, ti ripeto, è innamorata di Trump lei. Conosci l'attività del suo gruppo Il Popolo delle Mamme? No, io lì ho visto poco, anche perché sono stato bannato subito. Quindi non ho nessun tipo di prova per quello, io mi riferivo alla ONUS.
dato che Folli non sembra conoscere bene il gruppo nel quale era stato invitato ad entrare, ve ne parlerò io. Questo gruppo, con a capo Nonna Maura, dovrebbe essere stato aperto per combattere per i diritti delle mamme e dei bambini, calpestati dalla dittatura sanitaria. Sulla pagina, le uniche recensioni presenti non sono molto lusinghiere e si orientano verso una pagina di facciata che servirebbe ad altri scopi. Ma cosa avrebbe fatto di concreto questo gruppo per la sua lotta? Il 5 settembre scorso a Roma, Nonna Maura, dopo un suo discorso a un evento chiamato Salviamo i bambini contro la dittatura sanitaria, si è incatenata davanti al Quirinale. Su YouTube ci sono alcuni video che mostrano quello che è successo in quell'occasione, compreso il già citato video su BioBlu. La sua intenzione era quella di spingere il Presidente della Repubblica Mattarella a scendere e a sentire le ragioni della protesta. Detta così, non sembra affatto qualcosa di insensato, è un gesto umano già ripetuto in passato da altre persone per le più svariate motivazioni. Nonna Maura venne liberata dalle forze dell'ordine e allontanata perché la loro manifestazione non era autorizzata, oltre al fatto che si stava creando un assembramento e nessuna di loro aveva la mascherina. Questo fece scatenare il suo seguito perché a detta loro non stavano manifestando, ma protestando in modo pacifico. Vi faccio sentire le parole di una delle sue sostenitrici. Il mio parere è che l'opera sia stata solo una provocazione per far parlare di sé, dato che non si capisce a cosa possa servire una simile azione per aiutare concretamente i bambini. Inoltre, sono le parole di questa donna, unite alle esternazioni della stessa Maura, ad aver portato a questo tipo di commenti. E non solo. Lo scorso agosto, prima di andare a Roma, il Popolo delle Mamme incontrò alla Dispoli William De Vecchis, senatore della Lega eletto nel 2018. Nel 2003 era stato eletto consigliere comunale di Fiumicino con Alleanza Nazionale, mentre nel 2013 con il PDL. Più recentemente si è candidato a sindaco di Roma con una lista civica di destra. In passato era legato al circolo neofascista 2.11 e cercò di far intitolare una piazza al fascista Ettore Muti. Il fatto che Maura Granelli sia vista come una persona con idee di destra non mi sembra a questo punto una semplice illazione. Singolare il fatto che il nome di questo senatore si trovi all'interno della denominazione della ditta della Granelli. Forse per questo le è simpatico. Infatti Maura Granelli risulta proprietaria dei bagni Aquarium Monelia, attività aperta nel 2010. Il nome completo dell'azienda è però Stabilimento Balneare William SRL Aquarium. Ma sto divagando. Ho trovato un'interessante recensione dell'estate scorsa. Non tacciatemi di cherry picking, perché in effetti ci sono molte recensioni positive sul suo bagno, ma questa la voglio citare perché fa capire l'anima negazionista della Granelli, che a quanto pare si respira anche nella sua attività. Nessuna prevenzione Covid, ovvero zero mascherine, da parte del personale sia in sala che in cucina. Cosa sai dirmi di International Help for People? Ho conosciuto l'associazione che inizialmente sembrava una buona cosa e poi si è scoperto invece che anche quello è tutta una truffa per rubare dei soldi dalla povera gente, perché anche lì chiedono in continuazione soldi e basta, e tra l'altro aveva fatto un gruppo che poi gliel'hanno rubato a Nonna Maura perché si vede che non si sono messi d'accordo per la spartizione dei soldi. Gruppo rubato? Di quale gruppo parli? Prima Nonna Maura era nel gruppo delle mamme, quel gruppo che parlavi te. Poi gliel'hanno rubato, l'ha messo amministratore, era lei l'amministratrice di quel gruppo. Poi gliel'ha messo amministratore uno e gliel'hanno rubato e l'hanno buttato fuori. In pratica Nonna Maura, secondo quanto dice Folli, non ha più voce in capitolo nel gruppo del Popolo delle Mamme. In effetti, questo si può leggere anche sulle informazioni del suo gruppo Facebook. Perciò, Nonna Maura non fa più parte del Popolo delle Mamme. Il sito di questa associazione sembra essersi in effetti fermato al 5 settembre, dopo i fatti di Roma di cui ho parlato in precedenza. Dici che è una truffa, da cosa lo deduci? Lo deduco dal fatto che chiedono soldi per una stazione, una ONLUS e un ONG,
che non esistono, non è altro che una ditta individuale come da visura camerale. Quindi per quello uno può chiedere soldi, per l'amor di Dio, io per esempio ho fatto questo gruppo, siamo 600 persone, metto il numero della mia PostaPay e la gente, se mi vuole donare del denaro, me la dona, ma non deve pensare che me lo dona perché io aiuto altra gente, me le dona a me e basta, così non è un problema. Quando nonna Maura ha iniziato a chiedere donazioni per la Help for People? Allora, che io sappia, perché io non ero dall'inizio in quel gruppo, le prime donazioni io le ho viste subito da quando sono entrato, che ogni 3 o 4 post ci sono gli amministratori che chiedono di donare per questa fantomatica onlus. Quindi stiamo parlando almeno di 4 mesi fa per quanto mi riguarda, penso anche prima. A questo punto vediamo in dettaglio che cosa è o sarebbe questa associazione. Quella che vedete è la home del sito della International Help for People, ONG Onlus, di cui metto il link in descrizione, che è stato creato nel settembre scorso. Sul sito è presente lo statuto, che potete leggere, e che ha una lista di finalità a dir poco ambiziose. Si va dalla cooperazione internazionale, promozione di uno sviluppo umano sostenibile, assistenza sociale alle popolazioni e comunità svantaggiate, tutela e salvaguardia dell'ambiente, tutela e salvaguardia della salute, veramente molte cose tutte insieme. In fondo alla pagina si può leggere una partita IVA. Secondo Alessandro Folli, come abbiamo sentito, l'associazione non esisterebbe, ed in effetti non si trova nella lista delle onlus siciliane aggiornata al 31 dicembre 2020, anche se secondo lo statuto avrebbe sede a Ragusa. La via non la faccio vedere per non avere problemi di privacy, ma se volete potete leggerla facilmente cliccando sul link in descrizione. Il 12 gennaio, sul profilo Facebook di Mauro Granelli, è apparso il video che state vedendo e che mostra come la partita IVA associata alla denominazione dell'associazione dia esito positivo, controllo che io stesso ho fatto. Purtroppo però questo non basta a dimostrare che l'associazione esista di già, e questo perché il fatto che la partita IVA sia aperta non dimostra che l'atto costitutivo e lo statuto siano stati già registrati all'Agenzia delle Entrate. Quindi per ora non ci sono prove dell'esistenza dell'associazione, anzi, il fatto che non sia nella lista prova il contrario. Ciò che è certo è che la partita IVA è aperta e che è associata a una ditta che si chiama International Help for People ONG Onlus. La donazione è possibile, se infatti usiamo PayPal risulta che arriva proprio a questa azienda con questo nome. Ma a cosa servono questi soldi? Se clicchiamo sulla sezione Iniziative Ricerca, vediamo in dettaglio a cosa dovrebbero servire i soldi donati. In questo momento faccio l'avvocato del diavolo. Supponiamo che i soldi servano davvero a questa associazione. Che cosa staremmo finanziando? Non so se appesantirò troppo il video, ma ci tengo a leggere una di queste ricerche in modo accurato per farvi rendere conto di... Beh, giudicate voi. The Unflow. L'acqua, sia quella ambientale sia quella trattenuta all'interno del nostro corpo, ha delle caratteristiche fisico-informazionali ben più importanti di quelle chimiche. Con il passare degli anni, il problema dell'inquinamento informazionale delle acque è diventato sempre più drammatico e diremmo oggi la tematica centrale dell'umanità intera. Infatti, tutte le problematiche virali su cui è incentrata la massima prevenzione possibile parlano delle caratteristiche informazionali del virus. Quindi più che mai abbiamo bisogno di applicare un principio di purificazione informazionale alle acque. In questa prospettiva, International Help for People ONG e Onlus sta patrocinando un team di scienziati e ricercatori che fanno capo proprio allo scienziato di fama internazionale, nonché medico, dottor Salvo Rainò, per una importante ricerca denominata The Unflow, fondata sull'utilizzo del magnetismo per sottrarre le memorie improprie dell'acqua attraverso la modifica delle strutture tridimensionali delle molecole dell'acqua in ingresso e la modificazione degli angoli in angstrom formati dai legami fra l'ossigeno e l'idrogeno e la conseguente struttura totale tridimensionale.
Tale ricerca si concluderà con la realizzazione di un sistema innovativo e senza pari, di un brevetto teorico, scientifico e tecnico industriale, frutto delle avanzate ricerche di laboratorio e di applicative del marchio Dottor Rainaud Ideas, che permetterà di rendere fruibile alle persone una macchina denominata proprio DiamFlow, che cancella definitivamente qualunque memoria dannosa delle acque e la pone in risonanza con l'armonia dell'universo. Mi fermo qui perché penso sia abbastanza. Come vediamo qui, siamo nella culla dell'antimetodo e dell'omeopatia più spinta. La base di questa ricerca è la bufala sulla memoria dell'acqua e prima di concludere lo studio saprebbero già che finirà con un sistema innovativo e senza pari. Il dottore citato, qui detto Salvo Rainaud, ha già fatto parlare di sé e se non sapete chi è, ve lo dico io. Salvatore Rainaud è l'omeopata che alcuni mesi fa disse che il coronavirus non provocava la malattia e che sarebbe tutta colpa dei salicilati. Il suo sito ha appunto una sezione chiamata Dottor Rainaud Ideas, se avevate ancora qualche dubbio che non fosse lui. Ebbene, se donate all'associazione sappiate che i vostri soldi finiscono anche alle sue ricerche. In breve vi faccio vedere anche le altre sezioni in cui c'è sempre lo stesso discorso. Sanno già che ognuna di queste ricerche si concluderà con la realizzazione di un sistema innovativo e senza pari di un brevetto teorico, scientifico e tecnico industriale. Se volete, posso fare un video in cui, per farci due risate, potrei sviscerare ognuna di queste ricerche ad una. Penso che sarebbe divertente, ma adesso però mi fermo qui perché questo video diventerebbe troppo lungo. Torniamo alla home. Nella parte in basso troviamo alcuni link a dei partner. Proviamo a cliccarci sopra. Il primo link porta alla pagina di un avvocato, un certo Saverio Lauretta. Dopo aver lavorato al Ministero degli Interni, nel 1999 ha iniziato la sua carriera legale, come scrive lui stesso. Questo avvocato appare anche in alcuni video su YouTube. In descrizione ho messo il link a un filmato di un anno fa, in cui parla dei diritti dei bambini. Non ho niente da dire su questo video, ovviamente, in cui dice cose più che condivisibili, tratte da un suo corso. La cosa interessante però è che la sede del suo studio è allo stesso indirizzo della Help for People. Il secondo link porta alla pagina di CorrieriQuotidiano.it, un sito di notizie. Il terzo link porta ad un portale che si autodefinisce la più grande community italiana di consultazioni legali online. Ma cosa accomuna tutti questi siti partner dell'associazione? Una concessionaria di pubblicità chiamata Publi1 SRLS. E sapete qual è la sede legale di questa ditta? Esatto, è la stessa dell'associazione e dell'avvocato Lauretta. Tutto ciò che è collegato a questa associazione porta a Lauretta, che sono sicuro è il fondatore dell'associazione. Quale sarebbe allora il ruolo di nonna Maura in questa faccenda? Qui faccio di nuovo l'avvocato del diavolo. Ovviamente la mia è solo un'ipotesi, ma se nonna Maura credesse davvero in ciò che dice? So che quasi tutto quello che afferma è assurdo e tipico di chi è ormai preda ai propri deliri complottisti. Ma se credesse davvero di contribuire con il suo appoggio a una vera associazione senza rendersi conto che è solo un modo per finanziare ricerche sul nulla? Certo, rimane la possibilità che sia cofondatrice dell'associazione, ma anche in questo caso siamo sicuri che sia in grado di rendersi conto del fatto che ciò che propone è solo una serie di idiozie o, nella peggiore delle ipotesi, una truffa? Lei è convinta di avere, tra l'altro, la CIA alle calcagne e quindi quando fai video la bloccano perché la vedono, quindi fai adesso fai video mascherati, modifica la voce oppure inquadra un divano. Te, da un lato mi fa pena. Alessandro Folli, quindi, mi ha detto che per lui nonna Maura crede davvero di essere perseguitata dalla CIA. Il suo comportamento nell'ultimo periodo è molto strano. Inoltre, lei crede che Folli sia pagato da chissà quali poteri forti e in merito a quello che sta accadendo. Ecco ciò che lui mi ha detto. Questa cosa di nonna Maura, sto avendo solo casini, perché provano in continuazione a entrare nel mio profilo, hanno provato a bloccarmi la mail, molti miei conoscenti mi hanno detto ma perché sei così scemo che ci metti la tua faccia, ma fregatene. È che io però sono così, quando ho visto sta cosa sono partito in quarta perché mi stava troppo sulle palle. Cioè, chi truffa gli altri, specialmente gente che ha paura, che sfrutta le sue paure per un tornaconto personale, mi sta troppo sui coglioni.
Prima di terminare il video, voglio aggiungere un altro tassello a questo puzzle. Nel sito dell'associazione c'è un'altra sezione interessante. Tra le iniziative c'è anche una parte dedicata alla formazione. Ma di che tipo di formazione si tratta? Di sicuro un tipo che in una associazione del genere non ti aspetteresti. Formazione per comunicatori. Ve ne leggo alcune parti. L'associazione sta patrocinando la formazione di persone che vogliono utilizzare sulla piattaforma blogcq24.net un blog locale del proprio territorio su cui poter liberamente scrivere per divulgare e comunicare. Probabilmente sono queste le sezioni locali di cui sta parlando nonna Maura negli ultimi giorni e che per lei dovrebbero riunire più associazioni possibili contro l'attuale governo che, secondo lei, è dittatoriale. Ma adesso viene la parte migliore. Il comunicatore, una volta formato, avrà a disposizione le password di accesso al blog CQ24 locale prescelto del proprio territorio, su cui autonomamente potrà liberamente scrivere, divulgare e comunicare informazioni con la possibilità di ottenere lauti guadagni per quanto riguarda le informazioni promozionali a favore di inserzionisti pubblicitari che, direttamente, potrà ricercare e promuovere nel proprio territorio. Perciò questa onlus vorrebbe formare dei comunicatori con blog che possano guadagnare vendendo la pubblicità in essi contenuta. E chi sarà mai il proprietario della piattaforma? Ma naturalmente la società Publi1 dell'avvocato Lauretta. Il costo formativo per ogni partecipante, grazie al patrocinio di International Help for People, ONG Onlus, è di appena 120 euro IVA compresa. Sono proprio dei benefattori, non c'è dubbio. Sinceramente, ci potrebbero essere altre cose da aggiungere a questa storia, ma per ora mi fermo qui, dato che il video è già fin troppo lungo e pesante. Vi lascio quindi con questo quesito. A cosa pensate serva veramente questa associazione che cerca di vendere pacchetti di corsi per pubblicitari a pagamento? Per ora è tutto, al prossimo paradosso.